Eccoci giunti a un nuovo appuntamento con TF News 7 Estate. Siamo nuovamente in compagnia della Guardia di Finanza. Inizieremo proprio con il nostro servizio al reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, ma prima di vedere quali sono le importanti attività che questo reparto svolge sullo specchio acqueo e sulla costa della Calabria, come al solito, un occhio a tutte le attività che svolge il Corpo della Guardia di Finanza sul territorio nazionale, realizzate e sintetizzate in un video che il Comando Generale ha realizzato in occasione della commemorazione dei 248 anni della fondazione del Corpo. Bene, diamo il benvenuto allora al Tenente Colonnello Alberto Lippolis, comandante del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia. Sentiremo dalla sua voce qual è lo specchio d'acqua, il territorio costiero su cui il comando opera per l'attività di repressione, controllo, monitoraggio delle attività illecite in mare e lungo le coste, ma anche, come sentiremo, per l'attività di soccorso svolta in supporto a importanti enti istituzionali, tra cui la Protezione Civile. Saluto innanzitutto tutti i telespettatori. Io sono il tenente colonnello Alberto Lippolis e sono il comandante del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Il RUAN di Vibo Valentia ha una dipendenza diretta dal Comando Regionale Calabria e ha la competenza su circa 800 km di costa che vanno dal confine della regione Campania, quindi comprendendo tutta la parte tirrenica, fino alla regione Basilicata, comprendendo tutta l'area ionica della Calabria. L'attività quindi si estrinseca sul mare territoriale, sulla zona contigua, ma anche con possibilità di puntate in profondità. L'attività di vigilanza, quale unico ruolo di polizia del mare della Guardia di Finanza, si estrinseca innanzitutto in chiave preventiva, con la costante presenza e garantendo un'adeguata attività di vigilanza e controllo appunto in queste aree e quale presidio anche all'economia legale, in quanto la Guardia di Finanza si occupa della lotta ai traffici illeciti via mare, con particolare riferimento al traffico di stupefacenti, al contrabbando e all'immigrazione clandestina.
quale unica polizia del mare, inoltre la Guardia di Finanza concorre alle operazioni di ricerca e soccorso in mare sotto il coordinamento del Corpo delle Capitanerie di Porto e nonché in occasione di calamità e disastri offre il proprio contributo agli organi di protezione civile e questo anche su tutto il territorio calabrese, anche a mezzo dei propri mezzi aerei, assicurando quindi le attività di ricerca di eventuali dispersi anche in montagna. Oltre all'attività che ho delineato in precedenza, il ROAN di Vibo Valentia su tutto il litorale calabrese effettua attività di vigilanza e controllo volto alla prevenzione o all'eventuale repressione di quelle violazioni di carattere ambientale legate all'inquinamento del mare e all'abusivismo sul demanio marittimo. E infine, sempre in mare, la Guardia di Finanza è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a tal fine la riforma Madia per gli ufficiali di ispettori, comandanti di unità navale e di reparti navali, ha concesso la speciale qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Il ROAN di Vibo Valentia, ma generalmente come anche gli altri ROAN, è articolato su una stazione navale e una sezione aerea. La stazione navale ha sede a Vibo Valentia, è retta da un ufficiale, a livello di ufficiale superiore, quindi c'è un maggiore, e la sezione aerea alla sede di Lamezia Terme, anch'essa retta da ufficiale. Dalla stazione navale dipendono quattro sezioni operative navale dislocate su tutta la costa calabrese. In questi ultimi tempi si parla molto di innovazione, si parla molto di digitale, si parla di utilizzo di nuove strumentazioni digitali per la ricerca, l'acquisizione, l'elaborazione e la trasmissione di dati, a volte, come nel caso delle forze dell'ordine, dati sensibili, importanti per l'attività di indagine. Sentiamo allora il tenente colonnello Lipulis che ci illustra quali sono queste sofisticate attrezzature che vengono installate, che sono installate a bordo dei mezzi aeronavali del Corpo della Guardia di Finanza. Per poter assolvere efficacemente ai compiti su una circoscrizione di servizio così estesa qual è quella calabrese, il ROAN di Vibo Valentia ha in dotazione 27 unità navali distinte tra guardacoste, vedette velocissime multiruolo, vedette e battaglie di servizio operativo. Le vedette multiruolo sono di ultima generazione, hanno una grande ed importante dotazione tecnologica, dotata di sensori molto performanti che ci permettono di vedere in maniera passiva a grande distanza anche di notte in quanto ad infrarossi e ciò sono determinanti nelle attività di polizia che espletiamo in mare. Anche la parte aerea non è da meno, abbiamo due nuovissimi elicotteri AV-139 in dotazione alla sezione aerea di Lamezia Terme, anche loro con un comparto tecnologico molto importante, tra cui i nuovi sensori iperspettrali e gli IMSI Mei Catcher che ci permettono di individuare utenze cellulari ma soprattutto in attività di soccorso in montagna dove sono determinanti. Rispetto agli altri ROAN sul territorio nazionale ha una peculiarità distintiva unica in quanto è presente uno scalo di alaggio alla sede di Vibo Valentia che permette di alare unità navali fino a oltre 100 tonnellate, quindi siamo capaci di tirare a secco unità navali dal guardacoste fino al gommone. E questo è un notevole punto di forza in quanto le attività vengono interamente svolte in house da personale tecnico della Guardia di Finanza appositamente formato e specializzato e permette di ottenere notevoli risparmi di spesa perché tantissime attività vengono svolte direttamente dal nostro
personale che è capace quindi di portare a secco una gamma enorme di unità navali, sovrintendere alle attività manutentive, dalla pulizia della carena, allo smontaggio delle eliche, sbarco dei motori, consentendo di realizzare cospicui risparmi di spesa e di ricorrere meno alla cantieristica privata. E ciò durante il periodo del Covid, quindi durante il lockdown, ha rappresentato un enorme valore aggiunto che ci ha permesso al corpo di essere pienamente operativo nonostante le difficoltà dovute alle chiusure. E la cosa che mi preme sottolineare è che lo scalo non sovrintende soltanto all'efficienza dei mezzi della Guardia di Finanza dislocati qui in Calabria, ma anche a mezzi della Guardia di Finanza, quindi unità navali dislocate anche su altre regioni, e mi riferisco alla Sicilia piuttosto che ai mezzi della Puglia. Un altro dei compiti affidati alla componente aeronavale calabrese è quello delle attività di vigilanza e controllo delle coste e del litorale marittimo per prevenire e ricercare le violazioni in ambito ambientale e demaniale. La stessa direttiva sui comparti di specialità del Ministro dell'Interno del 2017 affida proprio al comparto aeronavale della Guardia di Finanza, a titolo di concorso, compiti in materia di polizia ambientale proprio per la specifica dotazione tecnologica che il comparto può vantare, e mi riferisco soprattutto ai sensori di telerilevamento con capacità iperspettrale in dotazione ai nuovissimi elicotteri AV-139 che il corpo sta acquisendo e che qui a Lamezia Terme abbiamo in dotazione. Questo tipo di sensore permette di andare oltre la geometria dell'immagine che viene visiva, che viene acquisita, ma riesce a leggere l'emissione spettrale dei vari materiali, distinguendone la tipologia, la temperatura. E ciò, abbinato ad una macchina che in poco tempo, come l'elicottero, riesce a mappare una superficie così vasta qual è quella del litorale calabrese, che veramente vastissima. La Calabria è una penisola nella penisola immersa tra due mari, permette in pochissimo tempo di avere delle mappature accurate del litorale, e quindi le letture poi sovrapposte nel tempo ci permettono di individuare quelle potenziali situazioni di rischio che poi andiamo a verificare. Solo nel 2022 sono stati già 5 gli interventi di polizia ambientale effettuati dal reparto in Calabria, che hanno permesso di sequestrare due aree industriali per oltre 22.000 metri quadrati, partendo sempre dai rilievi effettuati dall'alto che hanno circoscritto le aree di rischio. Anche dal punto di vista demaniale, l'elicottero resta un formidabile ausilio, in quanto mappando nel tempo successivamente, incrociando con le banche dati e fonti aperte, si riesce a individuare quel tipo di violazioni o nuove costruzioni che poi potenzialmente a rischio, che poi effettivamente vengono controllate dai colleghi della componente territoriale e approfondite. E anche in materia del demanio, già solo nel 2022, quindi a giugno, sono stati oltre 13 i controlli effettuati, con 25 verbalizzati e 3 persone denunciate. Diciamo che in ogni puntata di TF News 7 impariamo sempre qualcosa di nuovo, qualcosa in più. E voi avete visto, chi ci ha seguito, le attività che svolge la Capitaneria di Porto, il Comando Generale della Guardia Costiera, lungo gli 8.000 chilometri di coste che sono bagnate dai nostri mari. Bene, anche la Guardia di Finanza quindi sta sul mare, ma con compiti che riguardano anche il diporto, ma che sono compiti diversi da quelli che svolge la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto. Sentiamo quali. In materia di nautica da diporto, il reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia effettua quelle attività che annualmente vengono stabilite dal Comando Generale della Guardia di Finanza secondo piani operativi.
Queste attività generalmente attengono all'utilizzo commerciale del naviglio da diporto e nello specifico mi riferisco all'attività di noleggio e locazione. Pertanto il controllo della Guardia di Finanza nei confronti dei diportisti ha delle finalità diverse al mero controllo delle dotazioni di sicurezza di bordo, il tipico bollino blu estivo per intenderci, ma la finalità è quella di controllare la corretta applicazione della normativa fiscale rispetto alla gestione del mezzo nautico, in quanto questo tipo di unità navali beneficia di agevolazioni sia a livello dell'IVA che a livello dell'accisa per quanto attiene i carbolubrificanti. La presenza delle isole Eolie relativamente vicino alle coste calabresi permette di beneficiare di un cospicuo traffico diportista e quindi le attività in materia riescono ad essere anche abbastanza incisive. Infatti al 30 giugno di quest'anno le sanzioni elevate per violazioni specifiche ha superato già i 20.000 euro. L'approccio ai controlli della Guardia di Finanza ha una duplice finalità. Da un lato si va a prevenire tutti quei fenomeni distorsivi della concorrenza e del mercato, in quanto non è raro trovare soggetti completamente abusivi, quindi senza alcuna autorizzazione né abilitazione, in spregio alle normative di sicurezza e completamente sconosciuti al fisco, che effettuano questo tipo di attività di charter nautico. L'altra finalità di questo tipo di controlli è quello di prevenire gli effetti elusivi alla normativa fiscale che possono verificarsi attraverso la costituzione di società di comodo realizzate al solo scopo di godere del bene, quindi dell'unità navale, beneficiando dei vantaggi fiscali della normativa IVA e i risparmi a livello di accise. Alla persona giuridica, questo tipo di controllo riguarda anche le persone fisiche. Ad esempio, qui in Calabria, in tema di monitoraggio fiscale, le attività di controllo in mare vengono finalizzate anche a far emergere tutti quei beni che sono tenuti all'estero, quindi unità navali che battono bandiera non italiana, ma possedute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, per i quali sorge l'obbligo di dichiarazione. E quando queste unità navali sono iscritte in paesi contenuti nelle blacklist, le sanzioni diventano anche poi molto rilevanti. Inoltre, sempre con occhio al diporto nautico, l'altro tipo di attività è quello di far emergere la reale capacità contributiva. Ad esempio mi riferisco al caso dei natanti, perché il natante non è un bene mobile registrato, è un'unità navale inferiore a 10 metri e per i quali non sorge alcun obbligo di iscrizione nei registri ed è equiparata a una canoa. Ma ci sono dei natanti di pregio anche di svariate centinaia di migliaia di euro che invece non vengono rilevate. E quindi il compito della Guardia di Finanza è quello di intercettare questo tipo di flussi onde prevenire fenomeni di riciclaggio, poiché l'obbligo di iscrizione sorge solamente per unità navali che tecnicamente sono imbarcazioni, quindi oltre i 10 metri, o navi da diporto, quindi oltre i 24 metri. Bene. Grazie al Tenente Colonnello Alberto Lippolis, grazie al Comando Generale della Guardia di Finanza per il prezioso contributo e per averci fatto conoscere un aspetto importante delle attività che svolge il Corpo non solo sulla terraferma ma anche lungo i nostri mari e lungo le nostre coste. E adesso è giunto il momento della scienza del mare, come sempre con un volto ormai noto a TF News 7, con Leonardo Tunesi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull'ambiente e sulla biodiversità e sulle specie marine protette. L'argomento di oggi è costituito dall'importanza dei monti sottomarini e degli ambienti profondi in Mediterraneo. Forse molti non sanno che i nostri mari ospitano delle montagne sottomarine. Sono strutture che si elevano al di sopra dei fondali circostanti e costituiscono habitat unici nei mari e negli oceani di tutto il mondo. Queste strutture sottomarine hanno nomi diversi a seconda di quanto si elevino dai fondali circostanti.
Ad esempio, le montagne sottomarine si innalzano dal fondale per oltre 1000 metri, i monti si innalzano tra i 500 e i 1000 metri e i banchi si limitano ad innalzarsi per un massimo di 500 metri. I nomi popolari dati a queste strutture non seguono sempre gli stessi criteri e le denominazioni attribuite loro tengono conto non solo della loro altezza, ma anche della tipologia. E quindi il loro nome può anche essere accompagnato da termini quali monti, banchi, montagne, ma anche vulcani o creste. Le montagne sottomarine ospitano alti livelli di biodiversità e costituiscono un rifugio per la vita marina, perché la loro posizione isolata in acque profonde determina una modificazione dell'andamento delle correnti generali, che porta ad una risalita di sostanze nutritive. Grazie all'aumento della produttività nelle acque adiacenti, questi rilievi sono veri e propri hotspot di biodiversità marina. E si attirano grandi banchi di pesci, squali, cetacei, tartarughe marine e presentano alti livelli di endemismo. Ospitano inoltre specie di interesse commerciale e per questo motivo queste aree sono preziose, sia dal punto di vista ecologico che economico. Le stime indicano che nel mondo esistono almeno 100.000 montagne sottomarine e diversi progetti di ricerca internazionali sono focalizzati su questi rilievi, proprio per la loro importanza per la biodiversità e l'economia a scala globale, per fare in modo di identificare e attuare specifiche misure di protezione. In Mediterraneo sono state identificate oltre 150 montagne sottomarine e almeno 59 di esse si elevano oltre i 1000 metri di profondità rispetto, diciamo, al fondale circostanti. La più alta concentrazione di monti sottomarini si trova nei mari di Alboran e in Tirreno, oltre che nel Mediterraneo centrale. Perché è importante proteggere le montagne sottomarine? A scala mondiale, le principali organizzazioni internazionali che si occupano del mare e di conservazione della biodiversità stanno sviluppando strategie per proteggere le montagne sottomarine, proprio per la loro importanza ecologica nel mantenimento della biodiversità marina globale e per la loro rilevanza socio-economica per l'industria e per la pesca d'altura. Oltre alla pesca, le montagne sottomarine sono influenzate da vari fattori di stress, tra cui il riscaldamento e l'acidificazione degli oceani, l'inquinamento e le industrie estrattive, come ad esempio l'estrazione di minerali e di idrocarburi. L'aumento della pressione umana sulle montagne sottomarine, combinata con gli effetti del cambiamento climatico, sottolinea la necessità di proteggere strutture e funzioni degli ecosistemi che esse ospitano. Le montagne sottomarine sono ecosistemi gravemente minacciati perché ospitano specie come i coralli profondi, che sono di elevato interesse conservazionistico. Queste specie infatti concorrono a costituire l'habitat Rocky Reef 1170, protetto dalla direttiva europea Habitat. Queste specie sono infatti in grado di creare ambienti molto importanti per la biodiversità marina, ma hanno tassi di crescita lenti che le rendono molto vulnerabili agli impatti delle attività umane. Per questo motivo sono sempre più numerose le iniziative volte a creare una rete globale di montagne sottomarine protette, come unico modo possibile per garantirne la conservazione e il recupero. E per lo stesso motivo l'Italia è stata invitata dall'Europa ad istituire nuovi siti Natura 2000, che sono una tipologia di area protetta di carattere europeo, per proteggere queste realtà importantissime nei nostri mari. Oltre all'importanza riconosciuta a questi habitat dall'omonima direttiva europea, a livello mondiale sono presenti diversi strumenti legislativi che obbligano i paesi di tutto il mondo a fermare gli effetti negativi delle attività in mare, in particolare quelli della pesca, dell'estrazione mineraria e del traffico marittimo. In particolare possiamo ricordare che a partire dal 1995 la FAO ha pubblicato il codice di condotta per una pesca responsabile per guidare i governi verso un uso sostenibile delle risorse marine vive, per proteggere e tutelare gli ecosistemi marini. E nel 2003 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con una risoluzione sugli oceani e sul diritto del mare, ha sollecitato le più importanti organizzazioni internazionali che si occupano di affari marini a migliorare la gestione dei rischi che le attività marittime comportano per la biodiversità marina associata proprio alle montagne sottomarine, nell'ambito delle convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Ciò ha portato all'adozione di una risoluzione nel 2006, che chiede agli Stati membri di adottare misure immediate per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili, come le montagne sottomarine, dalle attività di pesca distruttive, riconoscendo l'importanza e il valore degli ecosistemi che esse ospitano.
La nuova strategia europea per la biodiversità al 2030, poi, impegna tutti gli Stati europei a proteggere per quell'anno almeno il 30% dei propri mari e il 10% di essi con forme di protezione rigorosa. L'obiettivo principale di questa strategia è proprio quello di arrestare la perdita di biodiversità e, a tal fine, la protezione degli hotspot mondiali di biodiversità, come le montagne sottomarine, è essenziale. ISPRA è da sempre impegnata nello studio di questi habitat per favorirne la tutela e, negli ultimi anni, si è dotata di una specifica struttura, la sezione Tecnologie per lo studio e il monitoraggio da remoto degli ambienti marini profondi, dotata di un laboratorio per la messa a punto di nuova strumentazione e di attrezzature per lo studio di questi ambienti remoti e ancora poco conosciuti, soprattutto in Mediterraneo. ISPRA è infatti impegnato in prima linea nell'acquisizione delle informazioni e delle conoscenze necessarie per consentire al Ministero per la Transizione Ecologica di disporre degli elementi conoscitivi adeguati per rispondere efficacemente alla sfida lanciata per questo decennio dall'Europa con la sua nuova strategia per la biodiversità. Grazie come sempre al dottor Leonardo Tunesi, grazie all'ISPRA Mare per queste importanti, suggestive anche immagini che ogni puntata ci propongono. Bene, noi abbiamo finito, siamo giunti al termine di questa edizione di TF News 7 Estate. Vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo su Explorer HD Channel, canale 176 di Sky. Grazie, vi aspetto martedì.